Buonasera, sono miei graditissimi ospiti questa sera il Presidente della Commissione Sanità della Regione Abruzzo, la dottoressa Nicoletta Verì, che Buonasera. saluto, e il dottor Nicolino Di Domenica, che è vicepresidente Signora, del, va il bene. signor Nicolino Di Domenica, che è vicepresidente dell'AIAS, che abbiamo avuto già ospite in questi studi. Ci ha parlato di una legge, diciamo, presentata dalla dottoressa Verì, promulgata il 23 novembre dell'anno scorso, quindi circa 4 mesi fa, la legge regionale denominata Interventi per la vita indipendente. Gli avevamo detto che avremmo gradito fare un punto della situazione sullo stato di questa legge per discutere anche della eventuale attuazione, e così abbiamo invitato la Presidente della Commissione Sanità, che ringraziamo davvero per essere nostra ospite. Insieme, nel corso di questo tempo che passeremo assieme, faremo un punto, racconteremo anche perché nasce questa legge, perché di per sé è già importante che sia nata, che sia stata promulgata dalla nostra regione. Non so quante altre regioni hanno fatto altrettanto, Pochissimo. pochissime, quindi è già positivo che la legge ci sta. Parliamo poi di questi primi, questo start-up di questi primi 4 mesi, e vediamo che cosa devono fare i legislatori, e non solo i legislatori, per dare piena e concreta attuazione alle norme. Partiamo da te, Sì. Nicolino, così Riassumo un po'. riassumi un attimo, sì. Allora, innanzitutto dobbiamo ringraziare i nostri politici di questa legislatura, perché la legge è partita nel 2007 e per i vari motivi non è stato affrontato questo discorso. Mentre il pregio di questa amministrazione è che l'hanno decisa e l'hanno portata avanti insieme a noi, e quindi ringraziamo tutti, destra e sinistra. In particolar modo Nicoletta e Riccardo Chiavaroli, che l'hanno portato nelle varie commissioni. Poi c'è da ringraziare anche Marinella Sclocco, che ci è stata molto vicina anche lei nella minoranza, diciamo. E quindi grazie a questi politici la nostra regione è una delle poche che si è dotata di questa legge, anche se nelle altre regioni italiane la vita indipendente è più vissuta, diciamo, ma però hanno delle delibere che ogni anno devono riconfermare. Noi abbiamo deciso la legge perché la legge, una volta che è fatta, non c'è bisogno di riconfermarla ogni anno, perché succede che magari cambia un'amministrazione e la delibera non la rifirmano più. La nostra legge invece c'è e rimarrà a vita, dovrà solo essere finanziata per andare avanti. Questa legge porterà tre grossi vantaggi alla nostra regione. Ci sarà per le persone disabili gravi una maggiore assistenza, perché è il disabile che gestisce tutto, gestisce le ore, gestisce il personale che assume. E quindi è migliore perché è l'attore principale, è la persona. Poi ci sarà un grosso risparmio economico, perché non ci sono più i costi della gestione del servizio, quindi un'ora di un progetto personalizzato costa 10 euro a ora, mentre attualmente, quando si affida questo servizio, il costo orario è di 20 euro e più a ora, quindi si dimezzano i costi, perché appunto non ci sono più i costi del servizio. E poi ci sarà un incremento dei posti di lavoro in più, perché per ogni progetto che viene dato a una persona disabile ci sarà almeno una persona che prende un regolare rapporto di lavoro, una o più, anche due, dipende dai casi di gravità. Quindi questi sono tre grossi vantaggi che porterà questa legge. Poi c'è da dire pure che quando una persona disabile si trova invece dentro un istituto, dove, perché non ha nessun supporto familiare, dentro gli istituti i prezzi aumentano, quindi ci sarà una diminuzione del 200-300% in meno, perché ad esempio la mia situazione, se io non avessi nessuno supporto familiare, costerei dentro un istituto 300 euro e più. Se la regione riesce a far uscire alcune persone dagli istituti, dimezza i costi e la persona starebbe in casa, si gestirà con i fondi che la regione gli assegna, come succede in altre nazioni molto più civili delle nostre, Svezia, Danimarca, Germania, Svizzera, dove gli istituti non esistono praticamente, pochi.
casi sono dentro gli istituti. Quindi questa legge, se fatta funzionare, apporterà tanti benefici. Io mi auguro che presto saranno approvate anche le linee guida che noi abbiamo presentato, io penso che la dottoressa poi ce ne parlerà, e una volta approvate le linee guida vorremmo che la regione stessa facesse dei corsi agli enti locali, ai comuni, per spiegare bene il funzionamento di questa legge, che apporterà tutti i benefici alle persone con gravi disabilità. E questi corsi li potrebbe tenere le associazioni di categoria che fanno già assistenza, come l'AIAS ad esempio, e potranno fare questi corsi e istruire bene i direttori d'ambito e i responsabili dei servizi sociali della nostra regione. Bene, Nicolino ci ha appena detto i vantaggi della legge, però io vorrei capire dal Presidente della Commissione Sanità che cosa prevede la legge. Sì, ma volevo sottolineare innanzitutto un punto di partenza di questa legge, ossia da come deriva, da dove parte e come viene scritta. Di l'iter, diciamo. L'iter, bene. Quando si parla della buona politica, io penso che sia questo l'elemento fondamentale, perché vede la partecipazione e la motivazione da parte mia e di altri colleghi, ma soprattutto un coinvolgimento delle persone interessate. Quindi una legge scritta a più mani, con una partecipazione delle associazioni, delle stesse persone disabili, per cui si è calata nella vera realtà del bisogno, di quelle che sono le istanze delle persone disabili. È una legge che deve soddisfare quello che è un bisogno di un cittadino, che richiede una pari opportunità. Abbiamo impiegato anche molto tempo per stilarla, è composta da diversi articoli e ogni articolo ha un contenuto ben preciso, ben finalizzato, che va a rispondere a delle esigenze di un'intera rete, perché quando si parla di un intervento sulle persone disabili non possiamo fare nessun tipo di contenuto, nessun tipo di trattamento se non coinvolgiamo un sistema a più livelli e a più realtà. Il primo elemento che è venuto fuori, anche un problema che ho sollevato io, è chi controlla l'operato, chi verifica che gli interventi che la persona disabile riceve siano interventi efficaci e con buoni risultati. Come Nicolino di domenica sa, è stato il mio primo grande dubbio, perché è facile poi non avere questa possibilità di controllo e di verifica, ripeto, dell'efficacia. Per cui questa è una legge che va a produrre finalmente la possibilità della partecipazione della persona disabile a quello che è un suo programma. Decide, partecipa, cioè, non subisce, il disabile stesso. No, non solo, adesso vi spiego meglio, non subisce quello che è un programma, ma è un programma studiato insieme. Non solo, ma spesso e volentieri, purtroppo, per un'organizzazione, la persona disabile riceve a casa un educatore, riceve a casa un assistente, persone mandate dalle varie associazioni, dalle varie cooperative, e quali hanno spesso per motivi anche di turnover, cambiano queste persone, vengono poi a mancare quindi quei momenti di empatia, di conoscere. Quindi la persona con disabilità si ritrova a cambiare spesso l'assistente e non viene preso in esame quello che è un po' proprio la parte emotiva della persona disabile. In questa legge abbiamo dato ascolto anche a questo elemento, perché la persona che può scegliere chi lo può seguire, ha già un rapporto che lo... Sì, non solo, ma è nell'arco di una giornata. È venuto fuori l'esempio: finalmente possiamo andare la sera a cena a mangiare una pizza insieme.
proprio questo, e durante tutta l'arco della giornata. Un'assistenza continua, un'assistenza di cui tu puoi essere coinvolto, non solo, quindi puoi scegliere, coinvolto nel senso che può essere anche una persona di famiglia, può essere un amico, può essere un vicino di casa, può essere una persona scelta. Ecco il mio primo dubbio. Chi forma, proprio come diceva Nicolino di Domenica, ci vogliono persone formate. È vero che sono persone ben disposte, predisposte ad avere un momento empatico di relazione, ma devono essere anche persone formate con competenza e capacità di saper portare avanti quello che è un programma riabilitativo, un programma educativo, un programma assistenziale. E quindi è importante in questo caso portare avanti la formazione. Altro elemento importante, questo progetto che viene stilato attraverso un'analisi dettagliata e quindi una valutazione, finalmente parliamo di quella che è un'attenta analisi della disabilità del paziente. E quindi questo progetto è un progetto proprio individuale, finalizzato a quello che è il deficit della persona, quindi rendere maggiormente funzionale quello che è la sua, il suo handicap. Diciamo, è costruito sulla persona. È costruito sulla persona, è costruito anche nel sistema. Questo progetto viene presentato nell'ambito del proprio territorio, viene valutato da un'unità multidisciplinare, il quale può fare anche delle modifiche per vedere se c'è bisogno più di dare attenzione più all'aspetto fisico e meno a quello relazionale o viceversa, e questo programma viene verificato poi a scadenza. Non solo, ma abbiamo voluto coinvolgere in questa legge anche un ulteriore controllo, che è quello del Consiglio regionale, o meglio ancora della commissione pertinente, che verificherà ogni 2 anni qual è l'evoluzione di questa legge, perché è una legge che può essere cambiata, una legge che può essere modificata nel corso degli anni, così come c'è la partecipazione attraverso le linee guida che saranno stilate, quello che sta avvenendo in questo momento, da parte del confronto del Consiglio regionale e delle associazioni. Senta, inquadriamo un attimo un aspetto che credo non sia irrilevante, che è quello della dotazione finanziaria. Lui diceva, a questo punto la legge c'è, a meno che non venga abolita, ma chi si permette di abolire una legge del genere, va comunque avanti, resta vigente, ma bisogna che la si rifinanzi, quindi voi col vostro bilancio la dovete... Ecco. La dotazione finanziaria in questa legge nel 2012 era il primo elemento, perché una legge, se non c'è il capitolo di spesa, non può andare avanti. E forse l'elemento pregnante, importante che c'è stato, ho presentato un emendamento con la firma anche di altri colleghi, perché in un momento in cui ci sono tagli e quindi mancanza di fondi, le abbiamo prese dal Consiglio regionale. Sono fondi del Consiglio regionale. Cioè avete rinunciato voi consiglieri a... E abbiamo finalizzato questi fondi, una parte, perché... La legge è stata firmata, è stata votata all'unanimità a novembre, per cui era bisognava quindi avete, bravi, adesso, avete preso questi e li avete messi. Adesso nel 2013 ugualmente abbiamo rifinanziato, abbiamo rimesso ulteriormente fondi per il 2013, ma questo è solo un avvio. Ma i fondi precedenti, se c'erano fondi precedenti, chi erano quelli a cui lui faceva riferimento, che ne so, con i quali voi per loro conto avreste dovuto finanziare gli enti d'ambito, i comuni, che poi diciamo si occupano, questi che fine fanno quei fondi? Allora, i fondi per la non autosufficienza, adesso ci sarà tutta una rivisitazione di questo argomento, non solo per la non autosufficienza ma anche per la riabilitazione, perché Nicolino Di Domenica parlava di interventi dentro gli istituti, se qualcuno decide
di non stare in un istituto ma di uscire fuori, come ben detto, c'è un risparmio, perché quindi certo questo viene... risparmio voi lo reinvestite sullo stesso settore, cioè, non è che lo mettete da un'altra. E questa legge prevede un passo importante, che è proprio l'integrazione socio-sanitaria, a cui io tengo molto, ma non ancora riusciamo a portarlo avanti nell'ambito della nostra legislatura, speriamo nella prossima, perché è fondamentale, perché l'integrazione è l'unico elemento che permette di avere una visione ampia di quelle che sono le finalità sociali e sanitarie, non differenziate, ma con una convergenza, affinché, perché la persona umana è sempre l'assistito, e verificare dove ci può essere una sovrapposizione di interventi, invece dove ci può essere una carenza. Sì, beh, è così? Certo. Va bene. Dal risparmio che si ottiene, quei soldi vanno finanziati i progetti. Oh, questi 4 mesi, noi avevamo chiesto anche a qualche entità d'ambito, sì, a qualche dirigente delle ASL, però di venire, facciamo il punto su questi 4 mesi, sì, con quella prima dotazione finanziaria presa dai capitoli del Consiglio, della rappresentanza, eccetera. Questi primi 4 mesi, Nicolino, come sono stati? Allora, innanzitutto poche persone sanno di questa legge. Poi parleremo dell'attuazione del che fare. Io non so se... Io credo che non sono stati usati questi fondi perché il tempo è stato poco, un mese, capito? Quindi ci sono state anche le elezioni. Poi c'è da dire il fatto che molti comuni, molte enti d'ambito, mi hanno anche telefonato chiedendo informazioni e mi chiedevano delle linee guida, perché nella legge è fatto richiamo alle linee guida. L'articolo 16 parla proprio delle linee guida. Queste linee guida non sono ancora approvate, quindi questi comuni, questi enti d'ambito si fermano lì, dice la legge non può essere attuata perché mancano delle linee guida. Quindi stanno per essere approvate queste linee guida. Una volta approvate le linee guida, la legge è fatta e partirà. Presidente, quando le ha approvate queste linee guida? Devo dire che questa volta c'è stata tanta voglia da un punto di vista della politica, però quella che la burocrazia, ancora la lungaggine della burocrazia, viene ancora fuori. Io ho sollecitato spesso questi incontri. Proprio lunedì c'è stato un incontro importante da parte della direzione dell'ufficio competente della Giunta, che è Affari Sociali, e da parte dell'ufficio legislativo della Regione. E anche le linee guida le abbiamo condivise insieme alle associazioni, all'Associazione per la Vita Indipendente in modo particolare, e viene fuori che sono molto selettive, per cui ci vogliono parecchie supervisioni, come le devo chiamare, per cui si allungano un po' i tempi. Allora l'ufficio legislativo ci ha chiesto di ridurle se è possibile, e sarà quello che faremo anche prossimamente, nei prossimi giorni, insieme a loro, per vedere dove possiamo ridurre queste linee guida, diciamo, perché così come sono state strutturate passa attraverso una supervisione di più elementi, per cui diventa, invece di accorciare, allunghiamo queste. Adesso cerchiamo di ridurle in 2-3 punti fondamentali, in modo da avere subito l'attuazione. Per aderire a quello che diceva lui in ordine alla diffusione e pubblicizzazione, diciamo, dell'evento, cioè della legge, cioè per far sapere ai potenziali fruitori che ci stanno queste nuove norme. Si incaricano le associazioni? Io già mi sono preso questo impegno e ho mandato la legge a tutti gli enti d'ambito tramite un'email, quindi loro sanno di questa legge, però alcuni fanno i furbi, no, noi non ne sappiamo, quando il disabile va a chiedere il progetto, a presentare la domanda. Ma potenzialmente, Presidente, non so se lo sapete, per carità, non... quanti disabili potrebbero essere interessati? Tutti quelli che hanno l'invalidità al 100%. Numericamente è un'età compresa dai 18 ai 67 anni.
perché poi insomma scatta la lungodegenza, scattano sì. altri, dai, dicio, e prima si è minori e quindi si ha diritto ad altra, assistenza. Sì. Sono molti in Abruzzo questi. Ma, i dati precisi non noi l'abbiamo chiesto, ma nessuno ce li sa dare. Comunque sono, sì certo, sono... Però allora, come requisito, se tale può essere definito, bisogna essere invalidi al 100% sì. per usufruire di... E avere una capacità... Il medico invalido al 100%, traduciamolo, che vuol dire? Cioè, chi non riesce da solo ad adempiere... Alla propria autonomia, alla la propria vita autonomia. Indipendente porta fondamentalmente a un concetto di pari opportunità, di autonomia. Di autonomia, cioè, no, è un concetto bello, civile, e moderno. E deve avere le... la forza di gestirsi da solo, diciamo, di gestire. Attraverso questo aiuto, sì. diciamo, sì, deve potersi gestire. E quindi diventa rivoluzionario quello che diceva il presidente, cioè sì. di poter mangiare una pizza assieme. Certo. Adesso noi stiamo esaminando in commissione anche il testo del welfare, dove il capitolo per la vita indipendente è inserito anche nel testo del welfare. Adesso vediamo, in base a, lo esaminerò anche io questo in commissione, in base a quello che è scritto nel testo, questa è una legge a parte, però riusciremo anche attraverso questi articoli di competenza della vita indipendente che è scritto nel nuovo testo del web, porteremo avanti ancora meglio l'iter, velocizzeremo l'iter di questa legge. Anche nella vulgata a volte questa idea di ritenere che si trascurino i bisogni, le esigenze di persone con particolari disabilità eccetera, ma in effetti noi sappiamo che un po' la cultura cattolica, un po' quella storica classica socialdemocratica sul welfare in Italia ci ha regalato uno Stato che insomma non è insensibile a chi ha bisogno, credo, anzi forse a volte si... Sì, però adesso è cambiato il concetto, non è più il concetto dell'assistenzialismo, no? E questo è il punto fondamentale a cui io credo fermamente. Allora, si passa, esaminiamo questo, cioè, io dicevo, intanto noi siamo come italiani sensibili a questi problemi e ci mettiamo giustamente le risorse pubbliche. Certo. Ecco, però, visto che il Presidente introduce dei concetti che è bene ed è bello anche iniziare a comprendere... Passiamo dall'assistenzialismo a cosa? All'integrazione? All'autodeterminazione, all'autogestione. Mentre prima c'era questo elemento quasi di compassione verso la persona disabile. Ed è io che ho esperienza, che ho vissuto per anni tra questi problemi, quindi mi sono fatta carico, perché ci vuole anche sensibilità e competenza certo. nell'interpretare i bisogni delle persone. E in questo caso ho visto proprio questa evoluzione da un punto di vista culturale e quindi nel mio caso non vedevo l'ora di poter intervenire in maniera incisiva come legislatore, proprio per dare questo cambiamento pregnante. Questa persona può da solo determinare, può decidere, può fare, ha bisogno solo di mezzi e siamo noi che dobbiamo dare i mezzi adeguati affinché possa arrivare a è un atto di civiltà questo. No, ma una delle cose che ricordo nell'esame di sociologia del diritto è che quando voi legislatori arrivate a fare le leggi è perché la società, in questo caso loro, tra virgolette consigliano, insomma, vi inducono, vi dicono di fare queste leggi. Quindi si presuppone che dietro, come giustamente diceva il Presidente Verì, c'è un cambio culturale. Insomma. C'è un ascolto attivo, io lo definisco, perché loro, come spesso hanno anche detto, sono anni che stanno cercando, ma così come loro, altre realtà, altri bisogni. Oggi per fortuna, grazie anche a questo Papa, sentiamo parlare finalmente di carità, sì. di povertà, sì, sì. di sensibilità. Quindi sono temi a me vicini, finalmente mi identifico. Forse allora, parliamo di questo Papa, va tanto giorni... No, ne parliamo adesso e dico perché. Sì. Perché, mi pare, tre giorni fa, proprio da questi studi, sono venute due persone
una si chiama Dina Consilvio e un'altra Gabriella Marchesi, che sono compaesane di Nicolino, e che sono state protagonisti, io l'ho seguito come giornalista, cioè ci sono andato, di un gemellaggio che il paese suo d'origine, che è Castiglione Sermarino, ha fatto con Balcars, che sta in Argentina. E poi siamo andati alla fine del mondo, cioè lì proprio a Terra del Fuego, e abbiamo così rivisto insieme quelle località a cui il Papa si riferì, perché il Papa si riferiva a un fatto geografico quando diceva a fine del mondo, cioè proprio dove noi siamo. E ci siamo collegati con Olga Colel, che è questa signora, sì, collega mia, giornalista di origine di Torrebruno, di Castiglione, ci siamo collegati e abbiamo parlato del Papa. Però siccome è sempre bene parlare del Papa, di questo Papa, e siccome non avevamo preparato questo, il presidente Verì magicamente ha tirato fuori questa... Parliamo del Papa, insomma, che idea si è fatta lì del Papa, di questo Papa di Bergoglio, di sì, Papa, sì, Francesco? Papa Francesco, una persona con una grossa capacità di capire i bisogni dei cittadini di tutto il mondo, e quindi diversificando quelli che sono un po' gli aspetti del mondo. Mentre prima si dava più attenzione per una cultura del nord, oggi ci sarà un'attenzione anche maggiore verso una cultura del sud. Io sono stata molto attenta nel momento in cui lui si è presentato, quella sera dell'Abemus Papam, è stato una grande perché... Luca, se c'hai ancora l'immagine, rimandiamole dopo che nessuno se l'aspettava, ha chiesto lui di pregare. Quindi ha cambiato, si dice in termini di comunicazione, la punteggiatura. Sì. Ha messo gli altri ad essere attivi, a pregare per lui, per il mondo. Quindi, di umiltà. Sì. Non solo di umiltà, ma anche lì di partecipazione attiva, di non chiedere. Il famoso perdono, quando lui sottolinea Dio è grande, Dio perdona, ma siamo noi che non dobbiamo smettere di chiedere perdono. Quindi ha riattivato molto, ha ridato carica, forza, fiducia e speranza a un popolo che era un po' smarrito, un po' in una fase di depressione, in una fase di smarrimento. E quella fiducia che ci serve, quell'elemento funzionale che dobbiamo tirar fuori, così come nella vita indipendente tiriamo fuori quelle potenzialità minime, poche, residue, ma che devono servire per portare avanti un funzionamento. Così nell'ambito della fede dobbiamo riaccenderlo, riattivarlo, e lui è stato bravo in questo. Diciamo, giornalisticamente potremmo dire che in qualche modo ricarica il mondo cattolico, è appropriato questo termine? Incanala il mondo cattolico, io userei di più un incanalare, verso un obiettivo ben preciso che è quello della carità, della missione, dell'evangelizzazione. Sì. Della Chiesa cattolica romana torna a dire la sua, sì, in questo mondo che ha bisogno di questo. Il Papa che ci voleva dopo Wojtyła, un Papa umile, un Papa dei poveri. Io credo che lui dice pregate per me, perché effettivamente avrà molto bisogno delle nostre preghiere, perché la Chiesa, insomma, parla un po' troppo di povertà, quindi non lo so. Come aveva vissuto le dimissioni di Benedetto XVI? Ma un atto di coraggio, un atto rivoluzionario, se vogliamo, diverso dal solito. E chi ha la forza di mettere in atto un simile comportamento, un simile atto, vuol dire anche che è determinato e ben preciso. E secondo me è stato importante perché attraverso le sue dimissioni ha mandato un messaggio ben preciso alla Chiesa, no? È vero che sono stanco, è vero che non ho più la forza di portare avanti determinate, però anche la forza di dire mi dimetto. No, condivido questa considerazione sua, Presidente, in ordine al messaggio che ha mandato, e la prova c'è nel comportamento del conclave, che in 4 e 4/8 ha eletto Bergoglio, che non era tra i papabili,
E probabilmente avevano sbagliato i sondaggi in politica, li avevano sbagliati anche. E probabilmente, lo dico da sociologo, fare i sondaggi con la Chiesa Cattolica è un po' diverso. Beh, è un parallelo. Però, cioè, no, vabbè. Vabbè. Allora, visto che giustamente lei ogni tanto insomma pone qualche altra politica, stanno per dare l'incarico a Bersani? Quest'ora sì, dovrebbe. Senta, vedevo prima, parlavamo di questo l'incarico Papa. A metà forse. E si leggeva nei vostri volti insomma, una speranza, un ottimismo, no? Come se, come peraltro l'avete detto, la persona giusta al momento giusto. Avevamo bisogno di questo Papa. Se adesso guardi i vostri volti parlando di politica o di questa situazione, insomma, non leggo la stessa così. Cioè, politicamente invece siete un po' più pessimisti. No, io dico ben venga la riduzione degli stipendi, ecco, già l'atto di questa legge, questa volontà di togliere fondi da un consiglio e portare, io mi ci rivedo molto in questa situazione. Chi decide di dimezzarsi lo stipendio fa bene, perché se, parallelamente, così come il Papa ha detto, non voglio determinati privilegi. No, addirittura ai suoi concittadini ha detto non venite a salutarmi, restate in Argentina perché così finalizzate quei fondi ai poveri invece ecco. Vogliamo sentire? Annuncio vobis gaudium magnum abemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio per l'accoglienza. Ma siamo qui, che vuol dire? Ma siamo qui perché vuol dire che anche se è partito, come lui ha definito, dalla fine del mondo, siamo qui. Siamo qui determinati, precisi, con finalità adatte, con la volontà di portare avanti questo suo messaggio. Allora, io l'ho interrotto, adesso prometto, faccio ammenda, non la interrompo più. Torniamo alla politica. Dicevamo, c'è anche la buona politica. C'è anche la buona politica ed è arrivato un momento in cui bisogna superare quegli steccati dei partiti e pensare a quelli che sono i contenuti. C'è un problema grave a livello non solo della nostra nazione, a livello europeo, mondiale, che è quello della crisi economica che noi attraversiamo, della povertà, che purtroppo è un tema pregnante, ci sono tanti poveri in aumento oggi, per cui bisogna essere complementari, bisogna capire queste difficoltà e il politico deve essere la prima persona che deve essere anche da modello. Quindi, così come il Papa ha mandato un messaggio di ridimensionare quello che è un suo Stato, così lo Stato deve mandare questo messaggio di ridimensionamento di quelli che possono essere degli eventuali esuberi, cosiddetti sprechi. Nicolino? Sì. Ha dato una speranza questo. Parliamo del Papa, no? Sì, no, parliamo in generale del Papa, del popolo italiano, di questo periodo che noi attraversiamo, insomma. Ci dà la speranza di poterci aiutare, diciamo, soprattutto le persone bisognose, ha un occhio di riguardo in queste persone. Io lo vedo molto umile,
E questo fa capire appunto la dedizione che lui ha per queste persone. Fatto sta che ha fatto venire con la delegazione dell'Argentina anche un raccoglitore di cartone delle favelas, e quindi questo lascia pensare quanto sia umile e nello stesso tempo forte verso queste persone. È chiaro. Adesso approfittiamo della presenza del Presidente della Commissione Sanità della Regione per parlare di sanità. Insomma, il Presidente Chiodi dice che oramai avete risanato i conti, diciamo, possiamo pagare anche meno tasse per effetto di questi tagli che sono stati fatti. Vogliamo inquadrare, ora lei sta in un osservatorio, diciamo, privilegiato, no? Rispetto alla sanità che avete ereditato e governato, poi c'erano anche stati i famosi fatti del 2008, adesso l'offerta sanitaria abruzzese com'è rispetto ad allora? Abbiamo più o meno servizi, servizi più efficienti, meno ospedali indubbiamente, diciamo. Ma siamo in un momento importante e fondamentale, perché non solo c'è stata una riduzione dei tassi dovuti a un equilibrio di bilancio, anzi a un avanzo di bilancio, però questo è il momento in cui bisogna fare un'analisi attenta su quella che è la qualità della sanità. La qualità della nostra regione della sanità è una qualità valida in maniera positiva. In che senso? Che prima si è passato a riorganizzare quelle che erano le strutture ospedaliere, ossia portare efficacia ed efficienza nei grandi ospedali, negli ospedali dove c'era il maggior numero di interventi. Prima quelli... negli anni... Prima, non ho capito, prima... Si... Allora, c'è stata una riorganizzazione... Ah, prima nella vostra nella azione. Rete, nella rete ospedaliera. Nella rete ospedaliera, quando noi parliamo di qualità nell'ambito della sanità, la qualità è dettata anche dal numero degli interventi che vengono fatti, per cui un ospedale non ha più bisogno come una volta solo del chirurgo, dello specialista, ma ha bisogno anche di tecnologia avanzata e ha bisogno di portare avanti un numero alto di interventi. Questo adesso sta avvenendo nelle L'avete nostre realtà, l'abbiamo garantito. Per cui non c'è più che si vada fuori, infatti è diminuita quella mobilità passiva per le gravi patologie. Oggi abbiamo ancora una mobilità passiva, ma per le patologie minime, non per quelle gravi. Cioè diciamo che chi si deve operare si opera da noi. Si opera da noi avendo una qualità da un punto di vista professionale, da un punto di vista di strumentazione, perché sono state acquistate delle valide attrezzature, abbiamo dei validi professionisti e abbiamo anche un numero alto di prestazioni, un numero alto di interventi negli ambiti specialisti, che è una garanzia di qualità. Operiamo anche pazienti di fuori regione o ci teniamo i nostri? No, operiamo anche pazienti di fuori regione. I piccoli ospedali sono stati riorganizzati e riconvertiti a seconda dei casi cronici, a seconda delle residenze per anziani, quello che è stato un po' la ridistribuzione sul nostro territorio. Adesso il punto fondamentale proprio per uscire dal commissariamento è quello che è avvenuto da poco, la nuova rete dell'emergenza-urgenza, che anche questa si è conclusa ed è fondamentale per poi arrivare all'ultimo punto, che è l'intervento sulla rete delle fragilità, ossia proprio delle persone anziane e delle persone disabili. Una volta ultimato questa rete, sia dell'emergenza-urgenza, ripeto che già è uscito da poco il decreto, ma adesso che uscirà completamente quello per quanto riguarda le fragilità, quindi abbiamo chiuso tutte le aree, c'è questa complementarietà degli interventi sia ospedalieri che del territorio. Con il privato come stiamo messi?
Con il privato il commissario Chiodi ha portato avanti una riorganizzazione con dei tagli, ma erano i tagli equivalenti del 10%, così come è avvenuto nel pubblico, una riduzione dei posti letto. Però viene garantito sempre quello che sia un servizio, ma anche una salvaguardia dei posti di lavoro. Quindi diciamo, a parte la vicenda di Villa Pini e lo stato di Villa Pini oggi, sappiamo per il resto, insomma, abbiamo una sanità a suo giudizio sia nella parte del pubblico che del privato. C'è proprio una sanità che viene percepita dai nostri concittadini in maniera positiva. Bisogna risolvere ancora meglio il problema delle liste di attese, questo è un altro elemento che c'è. Importante invece la campagna di sensibilizzazione che è stata fatta per la prevenzione, e importante anche lo screening per le malattie varie, diciamo, prevalentemente in materia oncologica, fatta nelle varie aziende ALS, nelle nostre. Quindi la criticità vera sono queste benedette liste d'attesa. Che... Perché Nicolino annuisce? Annuisco perché io sono incappato in una lista d'attesa, dovevo fare un'ecografia. Era ottobre, la dovevo non fare a dicembre. Visto che conosci bene il presidente, non l'hai chiamato, non hai fatto. No. Ma non c'entra niente. Poteva fare niente. Niente, ho solo cambiato ospedale. Da Lanciano sono andato ad Atri, fortunatamente conosco un'infermiera lì, e, insomma, l'ho fatta tranquillamente. Però Atri è ancora in Abruzzo e quindi sì. Non abbiamo avuto la mobilità passiva nel caso. C'è da dire che sono stato anche fortunato, perché poi mi hanno scoperto anche cose che... mi avevano portato a un peggioramento, io non lo sapevo niente. Quindi... Presidente, ma perché queste liste d'attesa? Ma le liste d'attesa, adesso ogni azienda ha portato avanti un progetto e io so, adesso verificherò, però le posso garantire che già c'è una notevole riduzione. Il problema è quando, ecco, Nicolino ha spiegato, ho cambiato poi ospedale. Quindi il problema è quando il paziente vuole a tutti i costi averlo nel posto più vicino e non ha la possibilità o la voglia di spostarsi. Per capire, io per fortuna insomma non mi ammalo. Cioè, la lista d'attesa è tale perché un paziente deve avere un servizio e non lo ottiene questo servizio in tempi brevi. Perché c'è un affollamento, cioè la domanda supera l'offerta, si direbbe in economia. La domanda supera l'offerta, questo è stato anche un punto di criticità, perché anche il medico di famiglia spesso deve rendersi conto del perché, se è il caso di non fare un'ulteriore indagine, eccetera. Però oggi dobbiamo dire che nei casi gravi c'è la corsia preferenziale, per cui se c'è l'urgenza... Basta che proprio medico di famiglia attesti l'urgenza, per cui avrà subito questa visita. Quindi si sta lavorando e fra non molto ultimeremo. Diciamo che voi avete contezza di questo problema. Sì. Avete contezza di questo problema. E a proposito dei medici di famiglia, che pure insomma ricevono un sacco, a volte ricevono critiche sia dai pazienti. Sia da voi, perché insomma, cioè, come questa figura del medico di famiglia, peraltro, insomma, esiste solo in Italia. Così. Lei è medico pure, mi pare. No, lei non è medico. Sono laureata in psicologia. In psicologia, come... psicologo. Ma questa figura del medico di famiglia avrà un'evoluzione? Voi avete tentato anche addirittura di associarli? Sì, insomma, c'è state un ragionando. Decreto che è proprio il decreto Balduzzi, che parla di unire questi medici di famiglia attraverso proprio e formare le unità proprio di cure primarie, ed è quello uno dei momenti che potrebbe anche ridurre quelli che sono poi ricoveri inappropriati in ospedale. E soprattutto le visite al pronto soccorso, che mi pare. Le visite al pronto soccorso. Avere però la possibilità, dare meglio ancora la possibilità a un paziente
di sapere che se va in quella struttura, che può essere in questo caso il distretto o una struttura autorizzata per l'attività delle cure primarie, trova un medico anche il sabato mattina. Che problema fondamentale è che i medici di famiglia poi finiscono il loro turno, il loro orario il venerdì e riprendono il lunedì, per cui il sabato e la domenica spesso bisogna rivolgere solo ed esclusivamente alle guardie mediche, e lì si trovano e si incontrano anche difficoltà. Invece in questo caso avremmo la copertura giornaliera e settimanale, quindi dà una garanzia sia al paziente, ma soprattutto dà anche una migliore organizzazione di quello che è poi l'iter di una patologia, di un problema, no? Il percorso. Nicolì, stando nell'associazione, io presumo che ti confronti continuamente con le altre associazioni delle altre regioni. Sì. Che idea ti sei fatto? Come sta messa la regione Abruzzo dal punto di vista dell'offerta sociosanitaria, diciamo? La regione Abruzzo sta messa bene, perché io vedo che ad esempio alcuni amici che mi confronto dell'Emilia Romagna, che si parla sempre dell'Emilia Romagna, hanno difficoltà ad avere le carrozzine elettriche, hanno difficoltà ad avere le scarpe ortopediche, perché invece qui da noi io tranquillamente ho avuto la carrozzina normale, la carrozzina elettrica, cioè qualsiasi cosa mi serve lo ottengo. Diciamo, molte regioni invece. Quindi, Presidente, ci sono persone... diciamo, questi famosi tagli di cui pure se parlate e si parla, li avete fatti con oculatezza, cioè non avete tagliato ai bisognosi, diciamo avete tagliato dove immaginavate ci fossero degli sperperi. Il taglio è avvenuto dopo un'analisi di quello che era un po' la situazione nostra regione. Poi sono stati valutati anche i fabbisogni, ma soprattutto sono state valutate le inappropriatezze, i ricoveri incongrui che là ci sono, che là si spende, ma che tuttora è da rivedere, riorganizzare, perché purtroppo sono i reparti di medicina, di geriatria, sono quelli più affollati, sono quelli dove c'è maggiore richiesta di personale, e lì è da valutare come io mi sono organizzato. Una delle poche patologie che ho avuto, mi sono operato l'ernia, mi pare un paio di anni fa, 3 anni fa, sono entrato di mattina a digiuno, poi un amico mio che mi doveva operare, tra l'altro è anche un politico, è andato a un consiglio provinciale, mi ha operato la sera alle 6, alle 18, la mattina dopo mi hanno portato l'orzo, un'amica infermiera, e sono uscito. Una volta per fare quell'intervento ci volevano 5 giorni, 6 giorni di ricovero, e qui c'erano degli sperperi. Un ricovero che è un intervento che si può fare con un giorno di ricovero. Non le dico in che ospedale l'ho fatto, ma ho fatto l'ospedale di Vasto, però credo che insomma pure io non è che mi sono lamentato, non avessi eccessivo bisogno di restare in ospedale, quello che poi la mia convalescenza me la so fatto più o meno a casa, l'intervento era riuscito, quindi no. Beh, a volte siamo pure noi pazienti però che con un po' d'ansia, perché lei che è psicologo, con un po' d'ansia viviamo queste situazioni. Se lei va in Inghilterra trova degli alberghi vicino agli ospedali, perché dopo fatto l'intervento finisce la fase prevalentemente di cura, diciamo, di cura, terapeutica, diventa solo quella di controllo, di verifica, certo, attraverso me, per cui ci sono proprio delle tipo alberghi, case di residenza per le persone che hanno subito un intervento, proprio perché c'è poi una riduzione della spesa, perché in quel caso c'è solo la parte del vitto e alloggio e il controllo del medico e non la degenza in un ospedale. Va bene, Nicolì, noi stiamo a tua disposizione, a vostra disposizione, se ci vogliamo tornare sopra all'iter successivo, diciamo, di questa legge. Se speriamo di no. Speriamo di no, se ritieni anche così di coinvolgere, purché ci vengano, i sindaci, gli enti d'ambito che devono poi utilizzare la legge. Doveva venire Rossella Travaglini, che ha sperimentato i progetti.
è stata la prima nell'ambito 20, però purtroppo ha un impegno, non è potuta venire, ma se occorre, insomma. Noi siamo qua. Sì, grazie. Ringraziamo il Presidente della Commissione Sanità, Nicoletta Verì, e grazie. Nicolino Di Domenica, Vicepresidente dell'AIAS, e vi diamo appuntamento a lunedì con questa trasmissione.